la lettura della parola del Signore. Ora Dio disse ad Abramo: vattene dal tuo paese e dal tuo parentato e dalla casa di mio padre, nel paese che io vi mostrerò, e io farò di te una grande nazione e ti prenderò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione, e benedirò quelli che ti prenderanno, e maledirò chi ti maledirà, e ti daranno benedetti tutti i nemici. E Abramo si andò come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 65 anni quando partì da Carana, e Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio del suo fratello, e tutti i beni che possedevano le persone che avevano acquistato in Carana, partirono per andarsene tutti nel paese di Carana, e giunsero nel paese di Carana, e Abramo attraversò il paese fino al luogo di Udish, Sichem, fino alla roccia di Moret. Ora in quel tempo i cananei erano nel paese. Ed era parte di Abramo e disse: io darò questo paese alla tua progenie. Ed egli edificò quindi un altare all'Eterno che gli è apparso, e gli di là si trasportò verso la montagna a oriente di Betel. Ok, bene così, bravissimo, è stato talmente bravo che hai fatto di più, e voglio, spero di sentirti sempre più bravo. Vedi, c'è una tanta gloria a Dio, e grazie ragazzi, perché il Signore si usa di ognuno di noi, ok? Nessuno qui non lavora, ok? Grazie, sono contento che sei bravo, Dio ti benedica, e Dio ci benedica con l'ascolto della parola sua oggi, ok? Possiamo spegnere i telefonini per favore, se è possibile? L'altra settimana abbiamo parlato che la Bibbia praticamente è un libro diviso in due parti. Vi ricordate qualche cosettina? Due parti: il patto di Abramo, il patto della circoncisione, e abbiamo il patto di sangue che Gesù fece con il Padre. E come abbiamo letto ora, quando Abramo aveva 75 anni, Dio lo chiamò fuori il suo paese e gli disse: tu vai in un paese che io ti guiderò, ti indicherò, che era il paese di Canaan. E Dio fece delle promesse ad Abramo, che gli avrebbe dato una terra per lui, per la sua discendenza, che sarebbe stata immensa questa discendenza, e avrebbe dato benedizioni attraverso questa discendenza a tutti i popoli del mondo, della storia, perché dalla discendenza di Abramo è venuto Gesù Cristo, e noi siamo discendenti di Abramo, non fisicamente ma spiritualmente. Dunque Abramo credette a quello che Dio, Abramo ebbe fede in quello che Dio disse, pur non vedendo, e lui intraprese questo percorso in Canaan. Ora ricordiamoci, lui non aveva un GPS come abbiamo oggi, dove dire no, dove abiti, inserisco il tuo indirizzo. Non aveva mappe che ci indicavano luoghi storici o punti specifici. No, lui andò per fede, e quando entrò in Canaan, la prima città in cui si fermò era una città che si chiamava Sichem. Sichem era una città tra due mondi. Avanti di fuori? Tra due mondi. Uno, questo monte più verde, qui, si chiama il monte Gerizim. E l'altro, questo più roccioso, si chiama il monte Ebal. Ricordatevi questi due monti, ok?
Sidon si trovava in mezzo tra due questi due mondi. Oggi ci si trova in una città che si chiama Nablus. Queste montagne sono alte, sono simili, l'altezza è molto simile, sui 900 metri uno, sui oltre 1000 metri l'altro. E quando io per esempio ritorno a Viterbo da Montefiascone, vedo la Palanzana, vedo i Monti Cimini e c'è un posto, un luogo dove sembra che proprio Viterbo sta tra i due. E a posto io devo mio moglie, ecco, Monte Ebal e Monte Gerze, no? Sono importanti questi due monti e storicamente e nella leggenda uno era più verde, ricordatevi questo, e uno era più roccioso. E più si avvicinava a Siga nel suo percorso, no, più vedeva questi monti e scusate, un'altra cosa, non sono molto lontani l'uno dall'altro, un paio di chilometri, è importante questo. E più si avvicinava ai monti, no, lui non poteva realizzarsi che futuro, che cosa era preparato in quel luogo, non solo in quel momento per lui, ma per la futura generazione. Lui non poteva immaginarsi, man mano che si avvicinava a Sidon e vedeva questi due mondi, che cosa c'era nel futuro. Perché Sidon è una città menzionata una sessantina di volte nella Bibbia. Dunque è una città importante, è una città che ha un significato nella Bibbia. Per esempio, Abramo costruì il primo altare a Sidon. Circa due secoli dopo, leggiamo in Genesi 33, il suo nipote Giacobbe avrebbe comprato da un cananeo un lotto di terra a Sidon. E Giacobbe fece scavare un pozzo a Sidon. E c'era un pozzo, e c'è un pozzo famosissimo, il famoso pozzo di Giacobbe, che poi sentiremo dopo. Più in là, nel Genesi 37, vediamo che Giacobbe mandò il suo figlio Giuseppe a Sidon a cercare i suoi fratelli e controllarli perché stavano lì pascolando le loro pecore. E poi abbiamo visto che lì a Sidon i fratelli che erano gelosi di Giuseppe cosa fecero? Lo buttarono in un pozzo e lo vendettero come schiavo per andare in Egitto, tutto nel piano di Dio. Tante cose successero a Sidon. 600 anni dopo Abramo entrò a Sidon, 600 anni dopo che lui vide Sidon per la prima volta, non poteva immaginarsi che in quel luogo, su questi due monti, ci sarebbero stati 1,5 milioni di persone, suoi discendenti, che erano usciti dall'Egitto, oltrepassando il Giordano, metà su questo monte e metà su quest'altro. Mentre Abramo arrivava a Sidon per la prima volta, non poteva immaginarsi cosa Dio aveva preparato in questo luogo. Si sarebbe celebrato una cerimonia, e lo vorrei leggere da Deuteronomio, avanti per favore. Sì, bravo, grazie. Prima che il popolo entrasse nella terra promessa, Mosè stava sul Monte Nebo, e non so se vi ricordate il Monte Nebo. Monte Nebo era il monte dove morì Mosè. E dal Monte Nebo Mosè poteva venire vedere la terra promessa, ma non poteva entrare nella terra promessa. E Dio cosa fece? Cosa fece Mosè? Lui continuava a istruire e a raccomandarsi con il popolo della legge di Dio, dicendogli: guarda che quando entrerete in questo paese, osservate le leggi, sarete benedetti, se non lo farete sarete maledetti, no? Continuava a raccomandarsi perché dovevano affrontare questa entrata in questo paese promesso da Dio. E nel frattempo Mosè stava lasciando la sua staffetta di autorità a Giosuè, perché era Giosuè poi che avrebbe condotto il popolo dentro. E da Monte Nebo Mosè disse poi a
aspettiamo 15 portate. Io metto oggi davanti a voi le benedizioni e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti di Dio che oggi vi do, la maledizione se non ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio. Poi va avanti e dice: quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese nel quale vai per prendere nel possesso, tu pronuncerai la benedizione sul monte Gerzim e la maledizione sul monte Ebal. E dopo, quando entrarono con Giosuè, avvenne proprio questo. Ok? E lo leggiamo proprio in Deuteronomio 27. Quando avrete attraversato il Giordano, ecco, quelli che staranno sul monte Gerzim per benedire il popolo, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino, ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare le maledizioni, Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan e Neftali. Praticamente quello che Mosè stava dicendo dal monte Ebal: quando voi entrate andrete su queste due montagne, vi separerete in due, sei tribù andrete su questo monte, sei tribù andrete su questo monte, e poi in mezzo c'erano i sacerdoti, degli anziani, con l'arca. E cosa dovevano fare questi sacerdoti? Dovevano pronunciare le maledizioni sul monte Ebal e dovevano pronunciare le benedizioni di Dio sul monte Gerzim. E tutto il popolo, quando venivano pronunciate le maledizioni, dicevano Amen. Dunque possiamo immaginarsi questa celebrazione? No, non possiamo. E Abramo non poteva immaginarsi la prima volta che vedeva quel monte cosa sarebbe successo tutta questa storia. Dunque, il popolo era diviso in due: sei tribù da un lato, sei da un altro. Non per caso la benedizione era sul monte verdeggiante e la maledizione era sul monte roccioso. Però inoltre sul monte roccioso, il monte Ebal, dovevano costruire un altare. Non dovevano costruire l'altare sul monte benedetto, dovevano costruire l'altare sul monte maledetto, quello della maledizione. Deuteronomio 27, avanti per favore. 2, 3. Quando avete attraversato il Giordano, sempre Mosè, no? Dice, per entrare nel paese che il Signore vi dà, innalzerai delle grandi pietre e le imbiancherai con le calci. In altre parole, intonecherai queste pietre. Poi vi scriverai sopra tutte le parole di questa legge quando avrai attraversato il Giordano per entrare nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà. Paese dove scorrono il latte e il miele, come il Signore il Dio dei tuoi padri ti ha detto. Dunque, sul monte Ebal dovevano costruire un altare di pietre che raccoglievano e ammucchiavano, ma senza che loro le lavorassero le pietre. Perché? Perché in nessun modo Dio condividerà i meriti per la salvezza e per la soluzione del peccato con l'uomo, affinché l'uomo possa dire anch'io ho contribuito all'opera di salvezza di Dio. No? Come abbiamo detto, tra due monti c'erano questi sacerdoti, e fatto l'altare, intonacato l'altare, scritto le leggi sull'altare, iniziò la celebrazione. I sacerdoti cominciarono a dare le maledizioni verso il monte Ebal. Avanti per favore. E non le leggo tutto, dice maledetto, e poi leggete questo. Okay? Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per il Signore, opera di un artigiano che la pone nel luogo occulto. E poi tutte le persone, tutto il popolo risponderà e dirà Amen. Maledetto chi disprezza suo padre e sua madre, e il popolo dirà Amen. C'erano queste maledizioni rivolte verso il monte Ebal, dove c'era l'altare. Poi dopo iniziò una serie di benedizioni verso il monte Gerzim, e di nuovo le persone, il popolo, dicevano Amen.
Ora, lo leggiamo anche in Giosuè, Giosuè 8, versetto 30. Allora Giosuè edificò un altare all'Eterno, il Dio di Israele, sul monte Ebal, come Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato ai figli di Israele, come sta scritto nel libro di legge di Mosè. Un altare di pietre intatte, sulle quali nessuno aveva passato alcun strumento di ferro. Poi su di esso offrirono olocausti all'Eterno e fecero sacrifici di ringraziamento. Là Giosuè scrisse su pietre una copia della legge di Mosè che egli aveva scritto in presenza di tutti i figli di Israele. Dunque questo è in Giosuè che era stato portato avanti questa celebrazione. Dunque, abbiamo capito il contesto e questa celebrazione di questa maledizione, questa benedizione, avvenne in un luogo strategico per Dio. Perché questi monti si trovano praticamente al centro di Israele. Israele non è una nazione molto grande. Israele è lunga tipo 500 km e larga 135 km al lato più, diciamo, più largo. Non è una grande nazione, ma una nazione strabenedetta che è stata da Dio nel passato. E se vediamo, diciamo, dopo l'esilio in Babilonia, dopo che furono sparsi nel mondo, dopo l'invasione dei Romani, era una zona arida Israele. A volte dici, ma perché vado in Israele? Mi sembra tutto secco. Ma Israele oggi sta fiorendo. Israele sta diventando sempre più verde, sta esportando più tulipani, vende tulipani proprio a Romagna. Tanta frutta, tanta verdura viene di Israele, una nazione così piccola. E nel centro c'erano questi due monti, perché questi due monti erano un segnale a chiunque attraversava Israele, che non era difficile, per ricordargli che cosa? Israele, scegli tu. Vuoi la maledizione di Dio o vuoi essere benedetto? Era come un cartello pubblicitario. Avete visto quando il cartello che indica Hollywood, quando quello, tutti lo vediamo, sta su un monte scritto Hollywood, dovunque vai vedi questo. Questi due monti, essendo al centro di Israele, tutti potevano vederlo, tutti quelli che camminavano, perché per ricordare la legge di Dio. Perché quando c'era la celebrazione, i dieci comandamenti erano scritti sulle tavole, ma stavano nell'arca. La manna stava nell'arca, la staffa di Aaron stava nell'arca, però avevano, diciamo, di ricordi. Israele, questi due monti ti indicheranno cosa tu le tue scelte. Scegli le benedizioni o scegli le maledizioni. Su quella monte Ebal c'era l'altare. Perché c'era quell'altare? Perché quell'altare rappresentava Gesù. La legge, Gesù lo ha adempiuto al posto nostro e per noi. Quell'altare dove sarebbero offerti sacrifici, rappresentava Gesù Cristo. E notiamo che quell'altare non stava sul monte della benedizione, stava sul monte della maledizione, per farci capire che noi, se non siamo giustificati per mezzo di Dio, se non c'è Gesù Cristo, la maledizione rimane su di noi e rimaneva sul popolo, perché il popolo sapeva che doveva venire il Messia, che i loro sacrifici soltanto coprivano il peccato, ma non cambiavano il cuore, come abbiamo già detto altre volte. Dunque, una montagna verde e una montagna rocciosa. Nel contrasto,
una montagna di benedizioni, una montagna di maledizioni, un contrasto, perché Dio spesso si serve di contrasti per farci scegliere, farci capire come vuoi camminare, dove vuoi camminare. Scegli Adamo di mangiare dal frutto della conoscenza del bene e del male, o mangi di tutti i frutti, di tutti i frutti, e con l'albero della vita c'è un contrasto, l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male. C'è un contrasto tra il bene e il male, e c'è il contrasto tra la progenie della donna e il seme del diavolo. È un contrasto tra il cielo e la terra, un contrasto tra il paradiso e l'inferno, un contrasto tra la luce e le tenebre, i figli di Dio e i figli del diavolo. C'è sempre un contrasto che il Signore ci mette davanti per scegliere. Però abbiamo visto questa importanza di questi mondi, però c'è un evento che ho lasciato per ultimo, che avviene a Sicam. Avanti per favore, Sicam. Avanti ancora per favore. Ancora avanti? Ancora? Ecco, Sicam, che nel Nuovo Testamento viene chiamato Cinea, Cinea era il nome greco di Sicam, è il posto dove Gesù Cristo incontrò la donna samaritana. Dunque non finisce lì il discorso con i due monti. Era due monti, Cinea, dove c'è il posto, e dove Gesù dovette andare, perché lui dovette andare in Galilea, dovette andare in Samaria. E non per caso, ovviamente, al posto di Giacobbe incontrò la donna samaritana. La donna samaritana. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, che era circa l'ora sesta. E c'era una donna, e Gesù gli disse: donna, dammi da bere. E lei disse: scusa, ma tu che sei giudeo, parli con una samaritana? Perché non c'è la relazione tra i due. E lei iniziò un discorso religioso, ma dove dobbiamo adorare? Perché loro avevano l'altare sul monte lì a Ebal, o a Gerusalemme. E Gesù ha detto: guarda, la salvezza viene da Gerusalemme, dai Giudei viene la salvezza, ma non c'è più luogo, non ci sarà luogo ad adorare, perché Dio cerca e vuole essere adorato in spirito e in verità. Però Gesù gli disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua vita. E lei non aveva capito ancora chi aveva davanti a lui. E lei rispose, davanti per favore, e dice: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù disse: sono io che ti parlo. Quel Gesù che era simboleggiato su quell'altare, quel Gesù che era simboleggiato da tutti quegli eventi precedenti, da Abramo, dalla sua discendenza, rappresentato da Giacobbe, rappresentato da Giuseppe, perché? Perché quando Giacobbe mandò il suo figlio, fu rigettato dai suoi fratelli, era una figura di Gesù Cristo. Il sacrificio che doveva essere offerto per le maledizioni rappresentava Gesù Cristo. Gesù Cristo, mentre lui camminava per andare in Galilea e vide quei due monti, non era come Abramo, che Abramo non poteva capire il futuro. Gesù sapeva tutto di quello che doveva avvenire su quelli, non soltanto quello che era avvenuto nel passato, come ebreo, come uomo, conosceva tutte queste storie bibliche.
ma conosceva il futuro, il significato di tutte queste cose, perché lui è Dio. Lui vedeva al di là, vedeva il futuro, vedeva la sua missione, la sua opera, il suo sacrificio, vedeva te mentre camminava verso quel mondo, perché quell'altare che rappresentava lui, lui sapeva cosa doveva fare e aveva non soltanto il suo popolo, ma aveva te in mente mentre guardava quel mondo. Lui il futuro non gli è nascosto come era nascosto ad Abramo. Lui era quell'acqua di vita che disse alla donna Samaria: chiunque crede in me, acqua di vita sgorgeranno dal suo seno, non avrà mai più sete. E quando diceva questo, lo diceva anche a te, non soltanto agli altri. Gesù è venuto ad essere quel sacrificio di altare sul monte della maledizione. E avanti per favore, avanti per favore, ecco, grazie. In Galati 3,13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chi è chiunque ha preso la legge. E questo potrebbe essere uno dei versetti più orribili, terrificanti di tutta la scrittura, perché ci rivela, ci insegna che Gesù Cristo, l'agnello purissimo, il santo, il giusto, senza alcuna macchia, è diventato peccato per noi. Stava su quel monte, rappresentava noi, su quel monte di maledizione. Dio fece colui che non conobbe peccato diventare peccato per noi. Lui prese l'orrore, la vergogna, la colpa, è stato imputato il nostro peccato e di tutti coloro che gli appartengono su di lui, come una fogna galattica, una fossa settica galattica di tutti i peccati mai commessi, nostri e di tutti gli uomini nati di nuovo, del passato, del presente e del futuro. Questa fogna settica galattica è stato versato su di lui. Dunque, mentre lui vedeva quell'altare su Motiva, stava già sapendo che io sarò un sacrificio dove Dio verserà questi peccati, questa fogna, e verrò punito dal Padre. Dunque Gesù capiva benissimo quando vedeva quei due monti, e gloria a Dio che lui capiva benissimo quello che stava avvenendo. E questo ci fa capire una cosa: come Mosè, come Abramo non poteva capire ciò che era nel futuro di Sicam, della sua adorazione, non sottovalutare essere fedeli a Dio quando ti chiama a fare qualche cosa. Perché tu il futuro non lo vedi, tu non vedi il frutto della tua fedeltà, perché c'è una reazione per ogni azione. Quando tu sei fedele a Dio, anche nelle cose più piccole, non sono nuvolette che poi spariscono, c'è una conseguenza futura di quello che tu stai facendo, e la tua adorazione, come fece Abramo. Abramo cosa fece? Andò in un posto pagano e istituì la vera adorazione in Dio. E quando noi adoriamo Dio in un posto pagano, non sottovalutate il futuro di quello che ne verrà da questo. Dunque, mai sottovalutare la fedeltà, mai sottovalutare l'adorazione che noi stiamo facendo, perché c'è un futuro per questo. C'è una benedizione su questo, che sarà la gloria di Dio. Amen. Alleluia. Amen. Gesù vedeva già la sua gloria
vedeva già il suo regno, vedeva già il suo eletto, vedeva la sua già, sapeva della sua innalzamento, riprendendosi la gloria che aveva lasciato venendo giù. C'è un premio per tutto il suo sacrificio, e la nostra lode, e noi ne facciamo parte di questo premio. Dunque, andiamo avanti, cari fratelli. Scegliete, volete seguire il Signore, volete credere in Gesù Cristo, credi in Gesù Cristo, voi dissetati da quell'acqua che non avrà mai più sede, mangiate di quella carne in cui non avranno mai più fame, la scelta è tua, Dio ti lascia libero per scegliere la via della salvezza o la via dell'eterna maledizione. Prego. Signore, vogliamo ringraziarti Signore Dio per la tua grazia, vogliamo ringraziarti Padre per la tua parola e ti prego Signore che queste parole che sono state condivise oggi facciano Signore crescere la conoscenza Signore dello Spirito e di tutto ciò che abbiamo nello Spirito Padre affinché tu ricevi gloria. Grazie Gesù per tutto ciò che hai fatto. Tutto ciò in cui sei stato rappresentato e tutto ciò che hai compiuto, e gloria sia a te. Chiediamo una benedizione su ognuno di noi, Padre, affinché possiamo essere fedeli e possiamo adorarti in spirito e verità. Alleluia. Amen. Amen.